Buona serata e buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati per l'appuntamento con l'informazione dalla Lombardia di One TV News. È scattata dal pomeriggio di oggi, dopo la tregua che si è praticamente manifestata soltanto nella giornata di domenica, l'allerta gialla, cioè quella che si riferisce alla criticità ordinaria, per temporali un po' su tutta la Lombardia, ma in particolare nell'Alto Milanese. È aumentata infatti l'instabilità atmosferica che potrebbe innescare nuovi temporali, inizialmente locali ed isolati, sulle zone montane, mentre in pianura saranno solo occasionali. Da questa sera però aumenta la probabilità che le precipitazioni si estendano a tutto il settore occidentale. Questa situazione di incertezza proseguirà anche per la giornata di domani, con fenomeni più intensi a partire dal tardo pomeriggio. Il palio del centenario di elevazione allo status di città di Legnano è andato alla Contrada del Sole, Legnarello, che ha tinto di giallo-rosso lo stadio Giovanni Mari con gli stessi Fantino e Cavallo dello scorso anno, Antonio Siri, detto Sicora, su Woody Woodpecker. Il crocione quindi verrà ospitato per la 13ª volta nella Chiesa del Redentore, tra l'altro consecutiva rispetto allo scorso anno, dal momento della traslazione fino alla rievocazione della Battaglia di Legnano 2000. 25. Melodia e parole che raccontano e racchiudono il senso di comunità. Panzaghello ha un suo inno. La storia, i ricordi e le tradizioni del paese tra musica, note e testo. Un'iniziativa nata durante il periodo della pandemia e che ha visto protagonisti il paese, l'amministrazione comunale e la cittadinanza. Ce ne parla Alessio Belleri. L'inizio maestoso degli ottoni introduce una melodia dolce e familiare. Anche Vanzaghello ha un suo inno, siamo qui con chi ha inventato la melodia e con chi ha inventato i testi delle parole. Allora, che cosa vuol dire che inno è e come ha inventato questa melodia? Allora, grazie. L'inno di Vanzaghello nasce nel periodo del lockdown, quindi nel pieno 2020. Eravamo tutti confinati nelle strade ed è proprio il silenzio delle strade da cui nasce l'inno. Quindi l'idea di contrastare, di portare finalmente la musica per poter riabbracciare tutti quanti e riunire il senso di comunità di questo piccolo paesino che tra l'altro ha una realtà musicale molto viva con le sue scuole, con le scuole di musica, appunto anche le scuole dell'obbligo, quindi elementari, medie, è una componente importante. E soprattutto anche le scuole come la banda, la musicademia. E quindi appunto il senso di riunire una comunità che è stata allontanata, quasi zittita appunto dal Covid, il suono delle campane è quello che regnava in tutto il paese, quello che infatti mi ha dato il là, diciamo, per organizzare appunto tutto questo evento e quindi l'idea di dedicare un brano alla comunità e appunto sono contento che poi sia stato accolto da tutti e poi anche accolto dalla giunta comunale che ha deciso di renderlo proprio l'inno ufficiale della città. Quindi le note un po' le abbiamo già sentite, questa è la grande serata però delle parole e siamo qui appunto con l'autrice. Come nascono queste parole? Allora, queste parole nascono da... Io sono pendolare, lavoro fuori zona, lavoro in Varese e sono tornata a casa dal lavoro e ho sentito, cioè sono venuta a conoscenza di questo concorso e ho voluto ascoltare la musica. Ascoltando la musica di Christian mi è piaciuta talmente tanto che ho messo quella sera le cuffie in testa e ho pensato molto a quello che Vanzaghello rappresenta effettivamente. Ho letto anche un libro che si intitola La strada racconta, scritto da Lina Schenal, e che parla appunto della nostra via storica, la via Matteotti, che è una via piena di negozi. Quindi, pensando a quello che c'è scritto in questo libro, a quello che effettivamente rappresenta, nel senso, Vanzaghello è bello perché è un paesino molto vivace, partecipa a tutte le processioni mariane, abbiamo l'adorazione eucaristica perpetua, quindi abbiamo il treno. Pensando a quello che effettivamente è ed era, perché era un paesino prevalentemente agricolo di campagna, io ho pensato quella sera, come le dicevo, con le cuffie in testa, a tutta questa cosa e ho buttato di botto. Ho scritto le parole di botto. Un
ancora di più un'emozione poi sentirlo suonare anche da altri, perché è proprio diverso, sì. Quando lo suono io me lo immagino in un modo e gli altri me lo restituiscono con le loro emozioni, con il loro contributo, e quindi sicuramente è un valore aggiunto e appunto è qualcosa in più che io non potevo dare. La parte finale dell'inno pone l'accento anche sulla componente religiosa che caratterizza la vita del nostro paese. Il significato è un'identità, nel senso questo inno rispecchia davvero tutto quello che c'è qui, cioè noi siamo compatti, abbiamo, quando ci sono le processioni mariane è veramente commovente, abbiamo avuto una storia, Manzaghello era un paesino pieno di negozi che hanno dato un'impronta molto forte, quindi è la nostra identità, quello che dovrebbe rappresentare un inno. Serata inaugurale, quella di sabato, per la 16ª edizione del Festival di Musica e Parole al Femminile Donne in Canto. Ce ne parla Fabio Villa. Con noi Giorgio Almasio, Donne in Canto, una partenza spettacolare col botto. È andata benissimo, la magia di Josephine Baker ha invaso la sala, le musiche di Mario Olivero sono una partitura straordinaria, la presenza di Sara Maestri ha dato quel tocco di eccezionale ed è stato per me un privilegio che Sara è tornata in scena per noi dopo qualche anno. Pubblico contentissimo, ho raccolto commenti entusiasti da parte di tutti che girerò alle artiste, come è giusto che sia. Il messaggio di Josephine Baker, nonostante sia tra virgolette datato, però ancora di un'attualità e di una forza incredibile. Il messaggio è che siamo tutti uguali, parte di questa terra, parte di questa umanità, e abbiamo tutti gli stessi diritti. Pare banale, però ancora oggi nel 2024 non lo è. Uno spettacolo, quello di Josephine Baker, questa sera, che ha avuto una grande protagonista, Maria Olivero. Grazie. Una interpretazione veramente intensa sul palco che ha regalato grandi emozioni. Sì, è stato davvero un'emozione grande, una gioia e un onore aver avuto la partecipazione e questo cameo speciale di Sara Maestri, e davvero una serata speciale. Soprattutto anche perché è il tuo compleanno, quindi tanti auguri in diretta. Merci, merci beaucoup. E questo è uno spettacolo che tu stai portando avanti per far conoscere quello che è stato un grande personaggio che al giorno d'oggi sta incominciando a essere dimenticato, ma che ha ancora una forza, un'attualità e come messaggio non soltanto musicale ma anche sociale davvero straordinario. Assolutamente, è l'amore al di sopra di ogni cosa. E io ho incontrato in un freddo inverno in un gennaio 2014 il figlio Jean-Claude Baker a Manhattan, e lui definì in seguito questo spettacolo, questo lavoro, un lavoro d'amore, e questo è amore al di sopra di ogni cosa, amore intesa come azione. Con noi Sara Maestri, un monologo spettacolare questa sera, chicca per quanto riguarda Donne in Canto, un momento importante per una tematica davvero importante. Sì, il diritto dei bambini. Io da anni mi batto per promulgare la legge meravigliosa sull'adozione in Italia che si chiama il diritto del minore ad avere una famiglia. E questa sera ho avuto l'onore di portare in scena Josephine Baker, che è veramente un esempio di maternità. Aveva adottato questi orfani provenienti da tutto il mondo creando la tribù Arcobaleno. Per il contrasto al razzismo. Ecco, lei è impegnata nel contrasto al razzismo, io impegnata nel contrasto alla povertà educativa qui in Italia. Parole che sono state dette nel lontano 1963, ma che hanno un'attualità, una forza incredibile. Sicuramente, secondo me, la difesa dei diritti purtroppo è ancora così attuale, però dobbiamo tutti alzare la voce per far ascoltare ciò che è bene, perché purtroppo
il bene in questo momento sta troppo in silenzio perché ha perso la speranza davanti al male, e invece il bene deve essere fuoco vivo e dobbiamo proprio infuocarlo tutti. Per chi ama il brivido sottile che solo la letteratura gialla può regalare, ecco un buon libro da gustarsi sotto l'ombrellone. Ce ne parla Giovanni Padalino. Delitti di Lago 7, così si intitola la nuova antologia di racconti gialli a cura di Ambretta San Pietro. Un insieme di storie, di racconti e soprattutto di intrighi che si fondono con le particolari bellezze dei luoghi più suggestivi dei nostri territori. Siamo a Borgo Manero nella libreria Mondadori Il Dialogo, insieme a Ambretta San Pietro, la curatrice di questo libro, Delitti di Lago 7, un'antologia di racconti gialli. Perché questo libro? Buongiorno a tutti. Si tratta di un'antologia di racconti gialli che hanno in comune l'ambientazione in località di Lago. È un'iniziativa che è iniziata nel 2012 e quella di pubblicare delle antologie che contengono racconti ambientati sui laghi. In questo caso sono 21 racconti di autori diversi, che sono tutti scrittori o professionisti della scrittura, giornalisti, registi, eccetera. I racconti vengono regalati dagli autori e i diritti d'autore vengono devoluti alla Gemarara Onlus, che è un'associazione che sostiene la ricerca per le malattie rare. Quindi è un libro che si occupa soprattutto anche di solidarietà, di aiutare gli altri, vero? Anche, però il nostro desiderio è far conoscere le località di Lago, far innamorare di queste località chi legge i racconti e poi sperare che vadano a visitarle di persona. Ad Agione a Santo Stefano, Villa Colombo e il suo parco hanno ospitato una nuova edizione della Kermesse Benessere in Villa. Vediamo qualche immagine e il servizio a cura di Andrea Pisani. Buongiorno a tutti. Allora, il tempo ci ha dato il permesso di fare questa grande manifestazione, molto bella. Ci siamo divertiti e ci stiamo divertendo tutti. E ringrazio veramente tutte le persone che sono venute a trovare e anche gli espositori. E questo vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro e siamo veramente contenti e orgogliosi di averla fatta in Villa Colombo a Ogino Santo Stefano. Ovviamente tutto è stato basato sugli eventi collaterali all'interno di questa attività. Passo la parola a Sara che nel dettaglio dirà il tutto. In questa edizione abbiamo visto aumentati gli espositori che sono stati interessati a partecipare a questo evento, sono aumentati il numero delle conferenze anche con almocromia, degli argomenti nuovi in sostanza. Sono aumentati anche i workshop e i momenti esperienziali dal Tai Chi, le meditazioni, i bagni sonori, momenti di conoscenza di sé in vario modo. Ci sono state un sacco di conferenze. Quest'anno in più abbiamo ospitato questa mostra itinerante tra cielo e terra, che proprio vede la coniugazione del mondo olistico e dell'arte. Un percorso all'interno dei sette chakra, vari tipi di forme d'arte, dalla scultura, i dipinti, i mandala. Sono stati creati anche dei laboratori esperienziali in merito, quindi c'è proprio novità, benessere, anche del buon cibo, l'arte, la mostra. Quindi è il mondo veramente olistico e del benessere che sempre di più si allarga ed è ben percepito, visto quanto sta andando bene l'evento. Vorremmo ringraziare tantissimo l'Associazione Armonia che è da anni collabora con noi per creare questo bellissimo evento in Villa Colombo, e ringraziamo tantissimo l'amministrazione comunale che ci sostiene sempre nei nostri eventi e che comunque ci appoggia nelle nostre attività. Grazie noi ancora. Noi ringraziamo voi e diciamo che insomma sicuramente vi aspettiamo alla prossima edizione, certo. Perché non ci fermiamo, no, qui, assolutamente. Sempre avanti e sempre meglio. Grazie, arrivederci, ciao. Un incontro per parlare della drammatica situazione degli abitanti della striscia di Gaza, intrappolati nel territorio dove imperversa il conflitto israelo-palestinese. Sentiamo di cosa si tratta. Cosa possiamo fare di fronte alla strage di Gaza e uscire dal senso di impotenza? Come si potranno curare le ferite psichiche e fisiche
di milioni di Gazawi bloccati da mesi sotto le bombe, senza quasi cibo, né acqua, né strutture sanitarie, perché quasi totalmente distrutte dagli attacchi israeliani contro ogni regola del diritto internazionale. Come portare giustizia e verità su questo sterminio di civili a Gaza? Alcune associazioni di Novate Milanese, il Centro Socio Culturale, Soci Coop, la Lega Ambiente e la Nuova Casa del Popolo hanno organizzato una serata di riflessione con tre relatori d'eccezione. Il dottor Raed Selmi, medico e ricercatore palestinese in Italia, la dottoressa Susanna Sinigaglia, sociologa della rete Mai Indifferenti, Voci Ebraiche per la Pace, e il dottor Guido Veronese, professore di psicologia all'Università Bicocca e presso il Gaza Community Mental Health Program a Gaza. Vi aspettiamo venerdì 31 maggio alle 20.45 a Novate Milanese, presso il Centro Socioculturale Soci Coop, Galleria di Via Repubblica 15. Ed è tutto per questa edizione. Io vi ricordo come sempre che ci ritroveremo domani sera, sempre alla stessa ora e sempre sul canale 79 della Digitale Terrestre, per una nuova puntata di appunto questo telegiornale che parla della nostra regione. Questa sera, visto che è imminente la chiusura del campionato, i giochi sono ormai del tutto scritti e fatti, ultima puntata del nostro magazine in diretta settimanale Monza, che si dedica proprio a quelle che sono state le avventure del Monza Calcio nel massimo campionato. E a seguire Calcio che Palle, con il punto sulla situazione e naturalmente tutte le prospettive anche per il futuro. Buona serata a tutti voi, come sempre, su OneTV.